Buongiorno, mi chiamo Walter Brambilla, sono l'account manager Extron in Italia. Vi do il benvenuto alla giornata di oggi. Oggi stiamo facendo un'esperienza, come ripetute in varie situazioni, di quello che chiamiamo Extron Institute on the Road. Sostanzialmente sono delle giornate di training dove viene analizzata la parte di tecnologia, quindi dei contenuti HDCP o streaming o audio Dante e quant'altro, come in queste giornate, a cui abbiniamo poi una presentazione pratica e dimostrazione dei nostri prodotti. In questo caso, nella seconda parte della giornata, abbiamo creato delle hands-on, quindi delle stazioni operative, per cui i clienti possono mettere in pratica o giocare con le apparecchiature e mettere a prova tutto quanto acquisito durante la giornata. Nella giornata di oggi, per quanto riguarda Roma, abbiamo come ospiti prevalentemente rivenditori audio-video, quindi specialisti del settore. Facciamo lo stesso tipo di attività, ad esempio nella giornata di domani o in altre situazioni, invece indicate per quello che riguarda il mondo dell'utente finale, in particolare educational, grossi sistemi integrator o grossi utenti, key customer. Lo scopo è di trasferire un know-how in modo che queste strutture siano in grado anche di avere una base al di là del prodotto. Il training è impostato per trasmettere informazioni, tecnologia, chiaramente poi legate al nostro tipo di prodotto. Questo fa parte di tutte le attività extra, dove il training sia per la persona interna che per il personale esterno è una delle funzioni più importanti all'interno dell'organizzazione, perché riteniamo che il conoscere le problematiche, il conoscere quelle che sono le situazioni che si verificano durante il lavoro sia importante quanto conoscere il prodotto. Questa è un'attività che per il terzo o quarto anno stiamo ripetendo. L'anno scorso abbiamo fatto una decina di città, quest'anno continueremo, dopo aver fatto Torino, Milano, Roma, continueremo a giugno con Bolzano, Padova e Bologna, e poi probabilmente rifletteremo l'esperienza della seconda parte di Roma.